Sì, abbiamo messo insieme un po' di cose, eh? Palermo, Bologna, Milano. Sì, abbiamo coperto tutta l'Italia perché noi che siamo in Puglia, Francesca e Francesca dalla Toscana, c'è cioè Luca da Udine, Tiziana da Palermo, quindi la tecnologia che unisce, tra l'altro l'unione è anche uno dei temi di questa sera. Vuoi che aspettiamo ancora altri partecipanti, Giada, o iniziamo come dici tu? Come volete, io sto cercando di capire se riesco a vedervi tutti in una stessa pagina. Ok, intanto sto mettendo a posto. Un gallery view. Esatto. Bene, io poi metterò tutto il view così ti si vede meglio per la registrazione. La registrazione comunque sarà disponibile sul canale YouTube della Yoga, così che di ascoltare. E per presentarvi Giada lascerei ad andare al primo video, al secondo video precedente, sono già online le registrazioni, quindi benvenuta Giada. Se poi entrano altre persone le ammettiamo molto volentieri, aggiungiamo un posto a tavola, come si dice, per questa bellissima condivisione di stasera. L'argomento è quello che avevi suggerito anche tu come terzo incontro, quindi yoga e meditazione. Ci sarà una sessione breve di meditazione che guiderai tu. Il tema, l'argomento su cui scambiamo due parole è anche proprio legato a questo complesso periodo di profonde sofferenze per il coronavirus. E come attraverso anche la tua esperienza possiamo stimolare una crescita post-traumatica di comunità. Sì. Quindi a te la parola e grazie ancora per dedicarci questo tempo. Grazie a voi, Antonio e Maria, come sempre, anche perché siete insomma la mia scuola. E quindi ben volentieri, come sempre, facciamo queste chiacchiere ad alta voce insieme, no? Su varie cose. Questa volta, a differenza delle due volte precedenti, partirei quasi da voi. Ovvero, essendo che parleremo un po' di crescita e parlare di crescita dopo un evento, dopo una ferita, perché il trauma in greco significa ferita, una ferita che ancora non è rimarginata perché è una ferita che sta ancora accadendo, no? Siamo dentro una pandemia che ha avuto un inizio, però ancora non ha una fine, no? Quindi siamo dentro qualcosa di faticoso tutti. Però già attraversando questo periodo di fatica, volevo partire un pochino da voi, chiedendo a voi, chi vuole ovviamente, se in questo periodo di così tanti e veloci cambiamenti, tanta sofferenza che arriva intorno a noi, non solo in Lombardia, ma un pochino dappertutto, tanti aggiustamenti di vita, tanti cambi di abitudine, se in tutto questo avete scoperto o riscoperto qualcosa di voi in senso buono, come o una riscoperta vera e propria di qualcosa che vi apparteneva, ma che avevate un pochino messo da parte nel correre delle routine un po' molto cadenzate della giornata, degli impegni, dei tanti impegni di tutti noi, o se state scoprendo qualcosa di diverso e di nuovo in questo tempo comunque sospeso. Quindi, come dire, per una volta mi piacerebbe partire da qualcuno di voi, chiunque voglia, se ha voglia, insomma, di condividere questa riflessione, no? Centrandosi su se stesso e su ciò che in questo periodo è stato una riscoperta o una scoperta o qualcosa che è stato particolarmente d'aiuto. Interessante, quindi chi vuole dare il contributo, uno alla volta, se volete inizio io. Ma grazie, è una bellissima domanda e stimolo. Quello a cui devo dire personalmente, ho messo 2 settimane da quando tutto questo è iniziato per
non so se dire accettare o accogliere che stava succedendo qualcosa di, mi viene da dire grave, ma che non avevo neanche mai potuto immaginare. Quindi spesso facevo l'esempio a Maria, a volte quando, non so, lavi i piatti, lasci lo stipetto aperto, ti giri, dai una botta con la testa o con la fronte e c'è un momento in cui non ti accorgi, lo stipetto non doveva essere lì. Però ho sentito che c'è stato un incidente, qualcosa nel percorso della mia fronte ha sbattuto, ma c'è un istante, un momento in cui ancora non mi rendo conto se è stato doloroso l'incontro con lo stipetto o se è accaduto veramente. Ecco, ci ho messo 2 settimane, e quindi questo per me è stato, non direi faticoso, ma ho lasciato un po', mi sono adattato, fluivo in quello che accadeva, soprattutto nell'imprenditoriale, successivamente noi siamo in quarantena insieme, in coppia, quindi io e Maria e mia moglie, e è vero che dire che ci stiamo conoscendo ancora meglio. È una bellissima esperienza per ancora più accogliere sia momenti di debolezza, sia momenti di forza alternati o momenti reciproci, simultanei, in cui proprio ci sentiamo fortissimi o anche debolissimi e quindi che ci si rida, si canti, si balli. Facciamo cose, abbiamo iniziato a fare dei riti stranissimi, cantiamo, saltiamo e balliamo, tipo guerrieri sul niente. O anche ci vediamo disperati, tristissimi e piangere a dismisura. Nel frattempo è arrivata Claudia Galbiati, ben arrivata. C'è un rumore di fondo, non so se c'è qualcuno che ha la televisione in Messo sottofondo. Claudia, Ok. poi quando vuoi parlare volentieri ti riaccendo l'audio. Questo è un po' il mio contributo. Ok, grazie Antonio, ha reso direi un pochino quello che ci stavamo dicendo. Qualcun altro voglia di raccontare cosa... Francesca ha fatto il segno della testa. Dai, vai tu, vai tu. Dai, dai! Raccontagli veramente quello che hai da dire. Dai Franci, raccontate, è bello quello che state vivendo voi. Se non ci ammazziamo! Si può dire. Ho avuto modo di conoscere tutte quante le personalità di Francesca. Io pure, abbiamo scoperto di avere tante personalità, tutte e due. Ci conosciamo da 2 anni, ma non ci conoscevamo così bene, ecco, è stato molto illuminante, difficile vivere in simbiosi. Ormai 40 giorni che siamo bloccate felicemente in Toscana, comunque sempre meglio che a Milano, Bergamo o Brescia, diciamo. E a me una cosa che mi ha aiutato anche a capire tutta questa situazione è che per assurdo sono più felice adesso che c'è una pandemia in corso, stando solo con una mia amica, il mio cane, in mezzo al verde, dove c'è il mare, dove posso prendere il sole tutti i giorni. Sono molto più felice adesso con un ritmo molto più tranquillo, più calmo. Ho il tempo di praticare yoga comunque tutti i giorni. Non sono di fretta, sono molto più rilassata, La non ho le ripulita. occhiaie, respiro ossigeno, cioè bellissima in verità. Mangi Boh, bene. mangio bene e poi vabbè c'è sempre il coso che quando accendi il TG dici cavoli, io sono qua in una bolla ma sta succedendo davvero. Poi a volte ti viene un po' l'ansia perché hai la consapevolezza che effettivamente tu sei nella tua bolla fantastica con la tua amica, non sempre facile come ha detto lei. E dici, però nel mondo sta succedendo tutto questo. Tra l'altro, io e lei veniamo da Brescia e da Bergamo, che sono le due città più colpite d'Italia. È un po' alienante quando realizzi che anche se sei qua, c'è tutta una situazione che sta accadendo che ti fa rabbrividire. Con i genitori vecchi, vedi. Ok. Un po' d'ansia. Questa è la nostra situazione.
Caspita, anche voi mi avete dato un sacco di spunti da condividere e poi da rilanciare insieme, grazie. Sì. Tra l'altro in quello che raccontavate ci sono almeno due degli aspetti che cito sempre, che in parte anche negli incontri precedenti abbiamo visto insieme. Uno è legato al senso di colpa, anche se a volte leggero, anche se a volte non pervasivo, però ogni tanto di dire, ma come, guarda, sto forse meglio ora in questa bolla e solo in questa bolla perché sta succedendo, perché stiamo vivendo una pandemia, quindi come faccio a stare bene a fronte del fatto che invece fuori, soprattutto su Brescia e Bergamo tra l'altro, no? No, magari amici di amici, familiari, genitori di amici, insomma, purtroppo le cose corrono in questo modo e allo stesso tempo voi, come dire, nelle fatiche ma anche nelle gioie state ritrovando invece delle centrature importanti e poi arriveremo infatti anche alla meditazione. Quindi ci sono proprio tanti aspetti, poi quello anche che citava Antonio, e lo stesso discorso vale per voi, il rivalutare e riscoprire delle relazioni, no? Con una coabitazione, no? forzata dagli eventi esterni, anche se scelta, perché un'amica si sceglie, un matrimonio si sceglie, per fortuna nella nostra epoca lo scegliamo noi, e quindi anche laddove scegliamo le nostre relazioni, chiaramente l'H24 e non è proprio, a parte in alcuni momenti di vacanza, non è qualcosa a cui siamo abituati, poi soprattutto un H24 con delle limitazioni di spostamento, perché anche in vacanza è un H24, ma non abbiamo tutta una serie di limitazioni, quindi anche le relazioni acquisiscono proprio una forma nuova, una luce diversa, anche delle ombre nuove, no? Perché quello che si diceva, no? Si scoprono anche degli altri lati, a volte anche faticosi, così come tanti aspetti invece proprio belli, no? Come proprio crescita. E queste due cose che avete detto mettono proprio insieme la parte della crescita, no? Riscopro la gioia di respirare, di un tempo lento, di praticare tutti i giorni, di godere un po' di natura anche, di mare, vivere al pieno un'amicizia, avere proprio un tempo dedicato e dilatato, questi sono tutti fattori di crescita. E allo stesso tempo un po' ogni tanto l'interferenza di dire come posso godermi questi fattori di crescita fino in fondo laddove le persone stanno male. E questo dal punto di vista psicologico, se ci pensate, è un pochino lo stesso meccanismo che si ha quando affrontiamo un lutto. Quando affrontiamo un lutto, a un certo punto torniamo a sorridere, magari dopo una settimana c'è un passaggio con un'amica piuttosto che ci fa tornare un sorriso, e nel momento in cui abbiamo il sorriso ci sentiamo in colpa perché è come se tradissimo il ricordo della persona cara. E quindi inibisce un po' questo sorriso, come se sorridendo non la sto ricordando abbastanza e non sto soffrendo abbastanza per lei, come se la tradissi. È un po' la stessa cosa, è come se tradissi i miei concittadini, no? Nel ritrovare addirittura una buona dimensione in questo periodo, una piccola parte di me si può sentire un po' in colpa come a tradire magari i miei concittadini, oppure i camion che abbiamo visto con le bare, no? Scortate dai militari, e quindi uno va in difficoltà, va un po', si dice, in dissonanza cognitiva nel mettere insieme queste cose. In realtà sono cose che lo yoga è unione, siamo tutti più o meno praticanti yoga, in realtà questi aspetti possono, e assolutamente mi viene da dire che possono integrarsi molto bene, un po' come sfaccettature dello stesso dado, no? Soltanto che ogni tanto saremo tristi, come diceva anche Antonio con Maria, ogni tanto si piange anche per alcune cose e si può anche piangere tanto perché arrivano immagini, arrivano racconti, arrivano fatiche molto importanti. Questo non significa che in un altro momento siamo sempre noi, ma possiamo centrarci, ricaricarci, ridere, ballare, stare bene.
non stiamo tradendo l'altra parte. Sono tutte sfaccettature che a volte faticosamente riusciamo a capire come metterle insieme, ma invece è molto sano che ci siano tutte quante. Quella che magari abbiamo bisogno di lasciare un pochino andare è proprio il senso di colpa nel sentire di tradire qualcuno o qualcosa nel momento in cui mi dedico al mio benessere in una situazione di crisi così importante. Questo è l'aspetto che scricchiola un po' e che abbiamo bisogno sempre di più di lasciare andare. Non di certo la tristezza o il dolore o l'empatia per quello che succede e non di certo il poter vivere, il poter ballare, il poter praticare yoga tutti i giorni, il poter dire non ho le occhiaie dopo chissà quanto tempo per la prima volta, mi godo la mia immagine corporea finalmente con un viso più disteso. Queste cose possono stare insieme. Possono proprio stare insieme, così come durante le meditazioni, se le fate individualmente, da soli o nei gruppi o guidate, ovviamente possono arrivare anche flussi di emozioni completamente diverse. E va bene così, ed è bello così, e va anche bene che siano. Mi viene da dire proprio l'unione di queste emozioni che possono essere anche molto contrastanti. Dal punto di vista non psicologico, ma anche psicologico, però io ci arrivo da l'altra mia veste, ho fatto 10 anni teatro, e anche da teatrante la cosa più vicina alla risata è il pianto. Anche dal punto di vista psicologico, un'abreazione quando si tira fuori delle emozioni molto intense, a volte una risata proprio fragorosa si può trasformare in pianto e un pianto si può trasformare in una risata. Ed è ancora per riflettere su quest'unione di componenti proprio diversi che avete citato, no? Tutti, e come, quindi un pochino il nostro tentativo è capire come possono stare insieme, proprio in unione. Ok. Ho divagato un po', vi volevo lasciare la parola un po' di più, ma mi avete dato tanti spunti interessanti, quindi insomma, mi piaceva fare un pochino il fil rouge di quello che avete detto. Se c'è qualcun altro che ha voglia di raccontare la propria proprio fattore di riscoperto, di crescita. Allora, per quanto mi riguarda, per me sono... ciao Giada. Tiziana e Maria dopo, sì. Allora, per me è stato un po', come dire, un po' strano, perché all'inizio ho fatto veramente fatica a mollare, tra l'altro avendo un progetto in ospedale, come tu sai, ero come se ero dentro una doppia bolla. Da una parte ero a casa, non potevo fare nulla e non posso fare molto perché ci sono dei passaggi un po' più, diciamo, complessi, e dall'altro mi arriva questa ondata di malessere da parte di tutta la gente, insomma, che è in alert o dei decessi e quant'altro. E tutta la mia fase è stata per me di riorganizzazione immediata, improvvisa, però io in questo sono, come dire, ho questa capacità e quindi mi sono riuscita a riadattare. Forse ho fatto più fatica a rallentare in realtà, perché sono entrata in un altro turbinio e devo dire che ho riscoperto una possibilità nella coppia, per esempio, di avere un grande supporto, di comprendere molto il mio lavoro, quello che faccio, di poter avere il tempo e di averlo regalato, perché è un regalo che mi fanno, perché mi isolo e faccio le mie cose, quindi sono molto grata di questo. E questo mi ha permesso di pensare a tutte le volte che sono fuori casa, che sono stata lontana e che ho dato troppo per scontato tutta questa cosa qui. E poi l'altra cosa è un tempo lento con i miei figli, che io ho riacquistato moltissimo e che è veramente, sento che è la cosa che per adesso mi dà veramente più gioia di tutti, cioè potermi svegliare con loro la mattina, avere i tempi, seguirli di più, stare in qualche modo più vicina, anche se presa dalle mie cose, è per me un ossigeno
che quasi quasi ho paura che venga tolto nuovamente, no? Perché poi ti risucchia di nuovo via in un altro vortice, le terapie online, i pazienti, quindi spesso sto con la sofferenza e loro sono veramente qualcosa a cui sono grata perché mi danno i balli, come diceva prima, non mi ricordo adesso il nome del ragazzo, insomma. Antonio. Tutti insieme ci facciamo la musica a palla, come diciamo noi, alcune mattine, e oggi abbiamo fatto il pane, e quindi questo per me è veramente gioia ed è qualcosa che mi mancava tanto e che ho un po' paura di perdere. Ok, ecco, guardate quanti, tutti voi avete detto un sacco di fattori di crescita post-traumatica, questo perché la psicologia, dico sempre un po' autoprendendomi in giro da psicologa, un termine per tutto, ha un pochino un'etichettina per tutto, però ci sono etichette che mi piacciono, quella della crescita post-traumatica secondo me è proprio carina come etichetta. E questi sono tutti fattori, infatti l'altro aspetto, l'altra sfida enorme è come tutta la situazione Covid ci stia donando tempo. No? Ed è un cambio di prospettiva enorme, no? Perché comunque parlare di dono, siamo sempre lì, no? In una situazione così di sofferenza, però sta donando un tempo e quindi ci sta ricentrando, e di solito chi di voi già magari medita sa esattamente cosa accade meditando anche alla percezione del tempo, alla lucidità di pensiero, no? In un tempo anche sospeso, rallentato, quello che succede dopo, quando abbiamo finito la nostra meditazione, quando ci ricentriamo. E quindi sono tutti aspetti che, come dire, in realtà è proprio il Covid che sta stimolando in tutti noi. C'era anche Maria che voleva dire qualcosa. Sì, ma per quanto mi riguarda, questa situazione io l'ho vissuta, scusate, con estrema, l'ho accolta e me la sono vissuta così, come è arrivata, ci siamo evoluti. Mi sono lasciata un po' guidare e fluire in quello che è accaduto, cercando in maniera molto spontanea di vivermi la parte anche positiva delle mie giornate. E tutto è andato nella direzione che mi ha dato la possibilità di rendermi a mio modo anche utile e riempire le mie giornate. Quindi è stato molto interessante per la mia crescita questo periodo, perché intanto le relazioni sono, è vero che sono a distanza, ma sono più vere. Quando chiedo come stai, io chiedo come stai veramente. E lo chiedo perché mi interessa e lo chiedo a più persone di quante non l'abbia mai chiesto quando le vedevo tutti i giorni. E poi la comunità, la nostra comunità è meravigliosa e la sento più di in ogni classe che abbiamo fatto nella stessa stanza. Mi sembra di viverli personalmente tutti quanti. Il calore delle loro stanze io lo sento. E la relazione è diventata ancora più profonda, più vera, perché siamo veri, siamo esattamente noi senza condizionamenti esterni. Questo mi fa sentire completamente spogliata da ogni condizionamento esterno. È vero che vivo in una bolla, perché ho la fortuna di fare un lavoro che mi mette a contatto con persone che vogliono stare bene, che stanno bene, e ho pochissime relazioni con situazioni difficili. Quindi sicuramente il mio discorso è proprio un po' di parte, quindi sono consapevole anche di questo. E ancora una volta che si torna proprio allo yoga, no Maria? Tu da insegnante yoga, quest'unione che si sente di solito nella sala dove pratichiamo, riesci a sentirla e riesci forse a sentirla ancora più forte, reale, anche in questo momento dove ognuno in Zoom pratica nella sua casa, però senti che
come ci sei tu, ci sono pienamente anche le altre persone, anche questo è proprio molto bello. Per tornare proprio al fattore sempre di crescita, e così almeno vi dico esattamente, no? Questa etichetta che la psicologia ha dato, no? Come crescita post-traumatica, parla proprio di, si chiama proprio la possibilità di arricchirsi e di trasformare un episodio negativo di vita in una trasformazione positiva, in uno stimolo al miglioramento attraverso delle capacità che sembrano svilupparsi proprio in stretta connessione con l'evento di vita stesso, cioè il periodo coronavirus in questo caso. E questa riscoperta di fronteggiare anche eventi critici e di riscoprirsi appunto in situazioni anche come queste può andare sotto più livelli, cioè possono essere scoperte, riscoperte relazionali, riscoperte di o scoperte di schemi di pensiero nuovi e migliori per sé, ma perché no, ci possono essere anche delle crescite, e si vede spesso anche proprio spirituali. E quindi c'è chi magari si arrabbia con i livelli superiori, come li chiamo io, comunque li vogliamo chiamare, no? Per quello che sta succedendo. C'è chi invece ritrova la fede o una possibilità di preghiera, qualsiasi sia la fede, la possibilità di preghiera. Oppure anche attraverso la meditazione proprio una, come dire, una centratura e un contatto molto più forte anche con la parte proprio spirituale e di come connettersi con noi, ma anche allo stesso tempo, ovviamente, se ci colleghiamo con noi, come connetterci al resto del mondo. E per questo poi, se avete voglia, possiamo fare anche una piccola, breve sorta di, chiamiamola piccola meditazione guidata, che è un... che la sto facendo adesso, mi capita di farla soprattutto a supporto come esercizi, in realtà che sarebbero chiamati così degli esercizi di grounding, di radicamento, che faccio di solito a supporto degli operatori sanitari, quindi di chi è in prima linea in questo momento, e però un pochino declinato meglio questi esercizi di grounding sul momento che stiamo vivendo attualmente. Grounding cosa significa? Significa radicarsi a terra, mettere radici profonde. In questo momento, a volte, non con tutti, si riesce a fare degli esercizi di respirazione, perché chiunque ha a che fare in maniera un pochino più diretta col Covid, anche o un proprio familiare o perché appunto un operatore sanitario, appena si tocca la respirazione, qualcuno vedo che sta facendo proprio fatica. Si vede che proprio fa da stimolo attivante, proprio perché quello che stiamo, la pandemia che stiamo vivendo va proprio sul respiro in primis. E quindi invece di fare qualche piccolo esercizio di respirazione per poi fare quello che faccio solitamente, che è la psicoterapia sul trauma, l'MDR, a volte faccio degli esercizi proprio di grounding, di radicamento, ma anche qua, ancora una volta, con qualche piccola, come dire, componente migliorativa rispetto al momento attuale, perché anche fare sprofondare le radici in questo momento dipende con chi siamo e dove abitano le persone. Perché se abbiamo al piano di sotto, magari il nostro vicino di casa è stato portato via per Covid, le nostre radici vanno a prendere altro, così come se siamo, come negli operatori sanitari, in un piano di ospedale, magari le radici al piano di sotto non vanno esattamente a prendere della buona energia. E quindi rispetto anche al pensiero di come fare una meditazione che possa utilizzare il grounding, ma andare sia in profondità, ma mi viene da dire più in unione, perché abbiamo parlato della crescita post-traumatica individuale, però la cosa, secondo me, la sfida grande è far sì che questa crescita sia di tante persone, no? E quindi come di espandere un pochino la nostra buona energia verso altre persone, proviamo a farlo magari insieme, cercheremo proprio di espanderci, mi viene da dire, un pochino più in orizzontale che in verticale, insieme. E vediamo un po'
se avete voglia, vediamo proprio cosa succede. Benissimo. Ok, procediamo. Siete d'accordo? Sì. Non serve nulla, non serve il tappetino. Uno può stare seduto sul divano, si può sedere a terra se preferisce. Io sono seduta su una sedia e va benissimo anche la sedia. E quindi vi lascio proprio solo qualche istante per scegliere dove siete più comodi voi. Se è la sedia, se è il divano, se è, come conosciamo bene, seduta in posizione comoda alla giapponese, o in mezzo loto, o in loto, o come vogliamo. Ognuno scelga proprio il suo contatto con o col tappetino, o col pavimento, o con la sedia, o col divano. Benissimo, vedo qualcuno che si è messo anche contro la parete, e quindi se abbiamo anche un appoggio dietro va molto bene per questo esercizio, ma è sempre una scelta. Quindi sentitevi proprio liberi di cambiare anche o di scegliere proprio la posizione più confortevole per voi. Se siete seduti, vi chiedo solo su una sedia o su un divano di non accavallare le gambe, ma di averle o incrociate, o se no, con proprio i due piedi aderenti proprio al pavimento, alla terra. Questa è l'unica cosa, quindi. Una volta che ognuno ha trovato la propria posizione, e quindi ha scelto il proprio punto di contatto col pavimento, o con la parete, o con la sedia, per chi ha voglia può portare una mano, tre dita sotto l'ombelico, e l'altra mano sopra la mano che tiene questo punto. E semplicemente ascoltare come sta il corpo in questa posizione e magari oscillare un pochino se ne sentiamo il bisogno per trovare ancora meglio il centro, un centro che è proprio lì dove forse qualcuno ha messo le mani, centro che è tre dita sotto l'ombelico e tre dita in profondità. E quindi se anche stiamo oscillando un po', lo facciamo proprio partendo da quel centro fino a che troviamo la nostra posizione comoda e osserviamo semplicemente come sta il corpo ora. E forse possiamo ascoltare anche il battito cardiaco. E proviamo a portare l'attenzione ai punti di contatto del nostro corpo con il pavimento. E quindi se sono i piedi, ad esempio, proviamo a portare l'attenzione alla pianta dei piedi. Se sono seduta a terra o su una sedia, porto l'attenzione agli ischi o alla parte del mio corpo che tocca il divano, tocca il terreno, tocca la sedia. E se ho la schiena appoggiata, porto anche l'attenzione proprio lì, nei punti di contatto della schiena, con la parete, dietro o con la sedia.
mi concentro ancora un po' sui punti di contatto del nostro corpo al pavimento, alla sedia, al divano. E noto semplicemente come sto. E provo, se voglio, a portare l'attenzione ancora di più ai punti di contatto con il terreno. Per qualcuno saranno i piedi, le piante dei piedi, per qualcuno invece anche gli dischi, se seduto a terra. E portando l'attenzione alla parte del corpo che tocca il pavimento, se voglio, posso provare a immaginare delle radici che partono piano piano dal punto del corpo che tocca il pavimento, in modo tale che queste radici ci radicano ancora di più a terra, e più queste radici iniziano a trovare spazio e a scendere un pochino di più in profondità, forse la nostra nuca sarà ancora più rivolta verso il cielo, perché mentre le radici scendono, possiamo estenderci leggermente, anche solo di un millimetro in più, verso il cielo. E queste radici, piano piano, se vogliono, iniziano a correre lente o veloci, come volete voi, nel terreno o a lato, e potrebbero incontrare altre radici. E se volete, potete lasciare libere queste radici affinché raggiungano le persone a voi care, per poterle abbracciare in un intreccio di radici per dare conforto o ricevere conforto, sentendosi sempre profondamente radicati. Mentre queste radici corrono e vanno a intrecciarsi, forse con altre radici, il mio centro rimane stabile e flessibile, tre dita sotto l'ombelico e tre dita in profondità. E se questo centro rimane stabilmente flessibile, le radici possono forse andare a incrociare altre radici ancora e raggiungere anche persone che sono molto lontane ma molto vicine nei nostri cuori, e rimanere intrecciate con le altre radici per tutto il tempo che vogliamo. È sempre una scelta, è una possibilità, non è un obbligo. Queste radici possono fare tutto quello che sentono il bisogno di fare, andare a nutrirsi
tra le radici un terreno bello. E ognuno coi suoi tempi, quando sentite che le vostre radici hanno intrecciato tutte le radici incrociate in questo viaggio, piano piano, possono tornare verso di noi, le richiamiamo lentamente al nostro centro. Piano piano arriveranno nuovamente vicine ai nostri piedi o alle nostre gambe, ai nostri ischi, cosa abbiamo appoggiato al terreno. E ancora con questa sensazione di radicamento, possiamo osservare se ci sentiamo ancora più liberi di estenderci verso il cielo, ad ogni battito, ad ogni respiro. E quando vogliamo, richiamiamo invece nuovamente l'attenzione alle mani, se le abbiamo ancora posate al tandem, quindi sotto l'ombelico. Stiamo ancora qualche respiro centrati. Radicati. Forse anche nutriti da questo viaggio. Che pur radicando ci ha portato molto lontani. E così tornando al nostro centro, quando vogliamo, quando ce la sentiamo, se abbiamo gli occhi chiusi, li torniamo a riaprire. E quando li apriremo, avremo uno sguardo ancora più profondo e probabilmente limpido, che vede proprio oltre. Ok. E namaste. Ok. Ho fatto proprio una piccolissima meditazione con un pochino di grounding e questo un pochino per arrivare eventualmente per rendere quell'hashtag che leggiamo un po' ovunque, no? Distanti ma uniti. E credo che il connettersi attraverso delle piccole meditazioni insieme, come questo esercizio di radicamento, ci permette di accorciare, addirittura azzerare forse le distanze. E con un pochino queste sensazioni, ognuno con le proprie, possono essere positive, possono essere negative, ognuno ha le proprie emozioni e sensazioni,
vorrei restituirvi un po' quello che alcune persone che ho provato ad aiutare in questi giorni mi hanno scritto, mi hanno detto, proprio come loro fattore di crescita post-traumatica. E queste sono tutte frasi che quindi arrivano o da operatori sanitari o da persone direttamente coinvolte, ma che ci possono aiutare a nutrire ancora di più questa possibilità di crescita. Una frase molto semplice, però secondo me molto bella, che mi sono segnata dopo che ho parlato con una persona, mi ha detto semplicemente: io sono vivo e posso andare avanti. E credo che queste due parole, abbiamo chiuso il piccolo ciclo di terapia sul suo trauma da Covid, perché l'ha detto proprio sentendole queste parole. Un'altra persona mi ha detto: se ho superato questo, chissà quante altre cose riesco a superare. Ho chiesto a queste persone se posso condividere le frasi che mi hanno o detto o scritto, e ovviamente ho avuto il permesso. Wow. Un'altra persona mi ha scritto: ho ritrovato dei legami cari, i miei affetti non sono stati contagiati, sono più forti di prima e ho voglia di ripartire. Più di una persona in forma diversa ha detto: posso proteggermi. Altri ancora hanno detto: posso proteggere i miei familiari. Un'altra persona ancora, alla fine dell'MDR che abbiamo fatto in un piccolo gruppo, ha detto: possiamo tutti fare qualcosa. E questa ancora una volta per la crescita, no? Di comunità. E un'altra persona ancora, questa arriva dalla primissima zona rossa: in questo momento così difficile so di non essere sola, ma di far parte di una comunità di amici, e questo ha fatto sbocciare in me un senso di unione, protezione e sicurezza. E quindi avevo proprio piacere a condividere con voi alcune delle tante cose che mi arrivano sul lavoro degli aspetti traumatici, perché in realtà lavorare sulle ferite permette di essere nutrita di tutto questo, però sarebbe un po' egoistico essere nutrita solo io, e quindi rimando queste belle cose anche un pochino a tutti voi. Grazie. 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 Beh, grazie, grazie Giada, e non so se mi senti. Sì? È un messaggio per come in questo momento sento di esprimere di speranza che personalmente dedico anche alle persone più anziane. Sì. Che in questo momento hanno proprio bisogno di sentire. Ed è vero che anche io ho due figlie, spesso penso a loro come la generazione che del futuro, giustamente, nonostante siamo anche noi, e possiamo fare tanto per salvare questo pianeta partendo da noi stessi. E mi metto spesso nei panni, perché ho due genitori che hanno una certa età e che in questo momento sento empaticamente per la relazione di figlio, e anche a loro dedico questa speranza, perché anche pensando a me, quando non ci sarò e ci saranno le mie figlie, so e credo che questo è il messaggio che voglio trasferire anche a loro, figlie e genitori, giovani o anziani, e che possa aiutare tantissimo. Le parole che hai trasmesso hanno vibrato profondamente nell'animo per
l'esperienza che ho avuto io in questa sessione, quindi grazie di cuore. Bene. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Speriamo di rivederti a questo punto, grazie. Sta diventando un appuntamento. Sì, ormai è quasi settimanale, quindi chissà, probabilmente anche settimana prossima. Non sappiamo ancora, non l'abbiamo definito, quindi anche per chi sta ascoltando in differita, perché il video sarà pubblicato sui canali YouTube. E grazie a tutte voi, a tutti voi che avete partecipato. Grazie a voi. Perché questo assume un... Grazie Giada. Ancora più vibrante quando lo facciamo insieme. Sì, perché un po' tutti noi, bene o male, quasi tutti quelli che sono qua, no? Pratichiamo, meditiamo o qualcosa di affine. Ogni tanto proprio unirci insieme in questo credo sia proprio bello e utile. E quindi grazie a voi, Antonio e Maria, soprattutto, che rendete possibile sempre tutto questo. E chissà, probabilmente ci rivedremo anche settimana prossima. Ok. Va benissimo. Okay. Ciao, grazie. Buona serata a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao Giada.